Allora eccoci, buongiorno all'onorevole Laura Castelli, Movimento 5 Stelle. Buongiorno, grazie. E buongiorno Simone Baldelli di Forza Italia, vicepresidente della Camera. Buongiorno. Allora, chiedo come ordine di servizio, ma insomma i nostri ospiti lo sanno benissimo, di darci risposte brevi così possiamo affrontare molte questioni di attualità. Intanto partiamo da una cosa molto semplice, ma di servizio a beneficio di chi ci segue. Castelli, dov'è candidata? Piemonte e Torino, il plurinominale. Piemonte e Torino. Baldelli? Il mio è un po' più complicato. Io sono capolista nella circoscrizione Malche, collegio plurinominale, Camera 1, che sarebbe la provincia di Ascoli, quella di Fermo, quella di Macerata e tre comuni della provincia di Ancona, che sono Filottrano, Castelfidardo e Osimo. Adesso devo prendere appunti poi giusto perché, i potenziali elettori. Giusto per far capire come le hanno disegnate in maniera un po' complicata. Sì, io dico sempre che il 4 marzo sarà il numero zero di questa legge elettorale del Rosatellum, perché credo poi si scopriranno cose che adesso è un po' più difficile prevedere, ma vedremo. Comincio con l'onorevole Castelli. Allora, il tema diciamo è quello dell'Europa. Di Maio ieri ha detto, in tante dichiarazioni che ha fatto, che se i 5 Stelle andranno al governo i rapporti con l'Unione Europea non cambieranno, poi ha anche detto vorremmo ritirare le nostre truppe dall'Afghanistan, ma questa diciamo è un'altra questione. Beh, mi pare un gran cambiamento di rotta nei confronti dell'Europa e lo dico a chi, come lei, mi pare proprio qui sulla 7, da Lilli Gruber, alla domanda se si fa il referendum sull'euro cosa voterebbe, lei disse non lo so. Succede tra il Movimento 5 Stelle e l'Europa? Questa è la domanda. Quello che è successo in questi 5 anni, noi abbiamo lavorato dicendo che in Europa andavano rivisti alcuni rapporti e alcune regole, perché ci sono alcune regole che sono troppo restrittive e che non fanno abbastanza grande il nostro paese. Per esempio, quando dice regole restrittive, a che pensa? Per esempio, il fatto di non poter fare investimenti strutturali perché non c'è permesso di fare abbastanza deficit. Ma se tu investi in settori, si dice, ad alto moltiplicatore, quindi che hanno grandi ritorni occupazionali, quindi anche gettito dello Stato, allora tu Europa mi devi far fare un po' di investimento, perché poi la salute del mio paese sarà migliore. Ma dal suo punto di vista quel rapporto 3% si può scavalcare? Allora, si può superare? Io credo che si debba fare, ed è quello che abbiamo fatto in questi mesi, una ripulitura di come vengono gestite le risorse, e ci sono moltissime risorse all'interno del bilancio che vanno ricollocate in posti molto più fruttuosi e a favore del Se ci fosse l'esigenza, lo supererebbe? Sì, secondo me sì, secondo me sì, e credo anche che l'Europa direbbe di sì a fronte di una politica costruttiva che ha dei rientri, non perché certo gli 80 euro che negoziarlo con l'Europa. Esatto, non certo. Gli 80 euro poi non se la può prendere con Baldelli, almeno no, in questo ma caso, io non ce l'ho con lui. No, non lo so. Pensi che fu una mia interrogazione al Ministero dell'Economia a dare attenzione, diciamo, al tema di coloro che poi erano stati costretti a restituirgli gli 80 euro. E poi ad aprile, maggio, con la pubblicazione dei dati sull'IRPEF, fu una giornalista del quotidiano nazionale a chiamarmi dicendo: ti ricordi quell'interrogazione che hai fatto? Ho guardato adesso i dati e è venuto fuori per il primo anno che oltre 1 milione di persone avevano restituito questi 80 euro. E quindi lì scoppiò il caso, che poi diciamo anche il Movimento 5 Stelle cavalcò in maniera molto piuttosto eclatante sulla stampa, ma che fu diciamo la cartina del tornasole del fatto che una misura che non era strutturale e che aveva dei problemi, diciamo, perché veniva collocata come detrazione, come diciamo bonus fiscale in una fetta che andava a metà del ceto medio, diciamo così, poi aveva problemi verso l'alto e verso il basso e quindi ogni anno c'erano milioni di persone. Poi è diventato strutturale, ricordiamolo, il bonus, il cosiddetto bonus degli 80 euro. No, però, mi scusi Baldelli, torno sull'Europa. Perché Berlusconi nei giorni scorsi, insomma, rassicurando anche durante il suo viaggio a Bruxelles, ha detto io voglio rispettare il 3%. Salvini era un po' di parere, diciamo, diverso. Ieri il presidente dell'Europarlamento, Tajani, che è di Forza Italia, ha detto guardate che Salvini da euroscettico è diventato eurocritico, non è contro l'Europa, è contro questa Europa e vorrebbe cambiarla. Come stanno le cose nel vostro rapporto con l'Europa? Beh, intanto che abbiamo delle grandi personalità in Europa che hanno ricoperto ruoli importanti, oggi abbiamo il Presidente del Parlamento italiano che è stato Vicepresidente della Commissione europea, c'è un'Europa che ci piace e un'Europa che non ci piace, l'Europa che ci piace è l'Europa che ci aiuta nel momento in cui c'è un sisma nelle Marche che mette in ginocchio intere popolazioni e c'è e ci sono gli esponenti italiani in Europa che si attivano per attivare e mobilitare risorse importanti per la ricostruzione di queste zone.
L'Europa che non ci piace è l'Europa dell'austerità, l'Europa costruita sul modello tedesco, sull'asse tedesco e francese, l'Europa che schiaccia la libertà economica e la circolazione delle nostre merci in giro per il mondo, perché magari c'è un meccanismo di austerity e di compressione di quote di produzione per cui la nostra agricoltura soffre. L'Europa che diciamo, con le sanzioni dell'Unione Europea verso la Russia ha danneggiato incredibilmente una grossa parte della nostra agricoltura. Ma questo lo supererebbe o no? Ma guardi, qui è una questione di accordi concordati con l'Unione Europea, se c'è lo sforamento sull'indebitamento, però stiamo parlando sempre di indebitamento, non stiamo parlando di soldi che noi guadagniamo così. Dobbiamo valutare se la spesa per investimenti vale la candela per il rilancio dell'economia, ma io credo che in fondo di tutti gli spettatori che ci possono ascoltare in questo momento a casa sul discorso del 3% sono veramente in pochi che ci seguono. Sì, si però preoccupano... lei sa che il 3% cosa vuol dire? Vuol dire andare a fare a cazzotti con l'Unione Europea, adesso parliamoci chiaramente. Magari vuol da dire parte italiana in un eventuale scenario in cui si dovesse dire noi cari signori la regola del 3% in questo momento per 3 anni, per 2 anni, per 4 anni non intendiamo rispettarla, quello vuol dire, no? Vuol dire adesso, anche... per essere pragmatici. Vuol dire far valere il diritto di un paese a poter anche cercare di negoziare. Un paese che però è in un club dove non può decidere da solo quel paese, ecco, questo voglio dire. Sì, ma insomma io credo che in questa campagna elettorale noi abbiamo molte forze critiche nei confronti dell'Europa, che però poi in certi contesti sono costretti, questo è il caso emblematico per esempio del Movimento 5 Stelle, ad avere toni rassicuranti verso le istituzioni europee, perché è di tutta evidenza che una campagna elettorale che si fa nelle piazze è una campagna elettorale per molti diversa da quella che si fa poi quando si va a parlare con gli interlocutori della City. Noi non abbiamo bisogno di dire due cose diverse, abbiamo sempre detto le stesse cose, continuiamo a sostenere le stesse cose, continuiamo a sostenere che la politica di austerity sia negativa, che vada negoziata in Europa e che tutto ciò in questo che mi pare che però ci sia un elemento, sintonia. E tutto ciò che è l'elemento paradigmatico, cioè i riferimenti, i parametri, i trattati, sono tutte cose che non sono dogmi, possono essere discusse e vanno discusse, perché non c'è solo l'Italia in Europa, ci sono anche altri paesi che pur non avendo il nostro debito pubblico però hanno delle situazioni per cui è necessario mettere in campo politiche espansive. Allora fatemi chiedere un po' in una battuta, dopo tutto quello che è successo anche in questo fine settimana a Macerata, migranti, mi dice con grande chiarezza, anzi ci dice quali sono due linee proprio che il Movimento 5 Stelle, se andasse a governare, intende intraprendere per la questione migranti? Allora, secondo noi uno dei problemi cardine è che non è più possibile tenere per troppo tempo persone che fanno richiesta di asilo e tra l'altro fanno delle pratiche che vengono allungate, abbiamo imparato grazie anche alle procure italiane che il motivo per cui queste pratiche vengono allungate è per tenere queste persone dentro dei centri per i quali ci sono delle cooperative che ci lavorano. Cioè il business dei migranti. Il business dei migranti che oggi è una storia reale perché è entrata nelle procure, ha avuto degli arresti, le forze politiche sono state tutte coinvolte, tranne ovviamente il 5 Stelle che non ha delle cooperative che lavorano per lei. E questo è il problema numero uno. Noi vogliamo prendere più personale per gestire le commissioni territoriali che si occupano delle pratiche. Velocizzare le pratiche significa togliere da mangiare quando la corruzione. Quando Berlusconi dice 600.000 sono clandestini, sono una bomba sociale, bisogna rimandarli via. Siete d'accordo? Io guardi, sui numeri ho sentito tutto. Io credo al di là del numero come impostazione. L'impostazione non ideologica è questa: velocizzare le pratiche e permettere a chi passa dall'Italia di andare dove questo per i nuovi che arrivano e per quelli che già ci sono. Velocizzare le pratiche e chiedergli dove vogliono andare. E questo poi rimpatri? Una parte dei rimpatri per chi non ha diritto, certamente. Come facciamo con i rimpatri se non ci sono gli accordi con molti paesi? Quello è un problema che è stato creato dai governi che sono venuti fino ad oggi. Io oggettivamente vorrei ricordare che ci sono dei trattati quasi secretati con alcuni, assolutamente secretati con alcuni paesi, per cui noi non sappiamo a fronte delle famose arance marocchine per dire che cosa c'è dietro. Ora, andare al governo significa anche aprire questi cassetti e leggere che cosa c'è dietro. Baldelli, intanto ci tengo a precisare che né Forza Italia, né la Lega, né Fratelli d'Italia hanno cooperative che lucrano sull'immigrazione clandestina, ecco, giusto perché poi qui c'è sempre la cosa che solo il Movimento 5 Stelle e tutti gli altri, non è così. Ecco, però, Noi non abbiamo nessuna cooperativa, abbiamo una politica molto chiara.
parte da un presupposto, al di là di quelli che poi arrivano e possono dire qualunque cosa perché non hanno mai fatto niente prima. Noi abbiamo dei precedenti perché con i governi di centrodestra c'è un'attenzione forte alla sicurezza del territorio. Solo con i governi del centrodestra, perché i governi del centrosinistra sono piuttosto figli di una cultura della sinistra tartina e caviale, che poi pensa che il fenomeno della migrazione sia una cosa diciamo da salotti chic, perché poi il problema quotidiano della vita quotidiana, quando l'immigrazione che non viene assorbita diventa delinquenza, criminalità quotidiana, è una cosa che cade sui ceti inferiori, sulla periferia, cade diciamo in posti dove diciamo la maggior parte degli uomini politici o delle donne che sono attivi in politica nel mondo della sinistra chic non mettono piede mai nella loro vita, se non per andare a tagliare qualche nastro. È realizzabile il rimpatrio in massa, come dice Berlusconi, dei clandestini? Lo stesso ministro Maroni oggi sul Sole 24 Ore dice: se non ci sono accordi con gli altri stati ne parliamo del nulla. Guardi, è proprio questo il punto. Noi gli accordi con gli altri stati, quando eravamo al governo, li abbiamo fatti. I numeri sull'immigrazione la dicono lunga. Che ne venga a dire qualcuno, con i governi del centrodestra. Con i governi del centrodestra l'immigrazione è annuale, corrispondeva a quello che oggi d'estate avviene in un fine settimana. Quindi, voglio dire, i numeri sono assolutamente sproporzionati. Con il centrodestra non c'era il problema dei flussi migratori oltre il 100.000 persone. Erano altri anni, ma c'era un'attenzione diversa. Noi abbiamo come linea di, diciamo, linea politica di tutela della sicurezza, perché questo poi rientra anche nell'ambito più generale del concetto di sicurezza. La tutela del territorio, la presenza di maggior numero di forze di polizia nel territorio per questo controllare e garantire la sicurezza dei cittadini, perché la percezione c'è una percezione, un motivo c'è. Guardiamo i fatti, le cronache dei quotidiani e scopriamo anche nelle realtà locali, anche piccole o tranquille come le Marche, che sono all'ordine del giorno. Gli accordi bilaterali che i governi del centrodestra hanno fatto a partire dalla Libia, eccetera, e poi per questioni geopolitiche questi interlocutori sono venuti meno. Come si fa tra persone civili in una sorta appello al voto? Lei è candidato nelle Marche, mi dice un punto cruciale, penso per esempio al terremoto, alla tragedia che ha colpito il centro Italia. Io sul terremoto, io essendo un deputato uscente, ho il dovere di dire anche che cosa ho fatto. Io da deputato di opposizione, quindi senza stare al governo, ho portato 127 milioni di euro di risparmi della Camera degli ultimi due anni attraverso una mia proposta sottoscritta da tutte le forze politiche destinata alle popolazioni colpite dal terremoto. E soprattutto i governi Berlusconi, quando hanno dovuto gestire emergenze come queste, l'hanno fatto bene e non hanno lasciato indietro nessuno. Pagina. Grazie Baldelli. Per quanto riguarda il suo territorio? Io sono piemontese di Torino. Quello che è stato fatto in questi anni è un'attenzione particolare ai comuni, agli enti locali che sono stati affamati da questo governo. E senza dubbio la necessità di ridare risorse agli enti locali, soprattutto per le politiche sulla famiglia e sul welfare, che sono i primi che accolgono. Quindi ai comuni in primis. Esatto, i primi che all'interno di una società come quella di un comune assiste le famiglie. Questo è importante perché oggi i comuni da questa politica sono trattati diversamente in relazione al colore politico e non è ammissibile per i cittadini. Mi dite proprio in una battuta finale, ci sarà dal suo punto di vista la previsione qualcuno avrà la maggioranza alle elezioni del 4 marzo? Secondo me, al di là degli auspici legittimi, ci sarà o no? Secondo me sì, e c'è un programma come quello del Movimento 5 Stelle che ha dei punti molto chiari, posti ideologici che permettono questo. Baldelli, ci sarà o no qualcuno che avrà la maggioranza? Centrodestra lavorerà per avere la maggioranza alla Camera e al Senato e governare questo paese per 5 anni. Grazie. Andremo dagli elettori.